questo è uno sciopero che deve servire a sensibilizzare l'opinione pubblica, ma non l'opinione pubblica, diciamo, il popolo, perché il popolo non può fare niente. Qui l'opinione pubblica è la parte datoriale e la parte, diciamo, l'istituzione, perché qui c'è bisogno di una riforma vera del mercato del lavoro, perché succedono questi, perché ci sono gli appalti, perché abbiamo trasformato la flessibilità in precariato, che sono due cose diverse. E qui stiamo parlando in un'azienda dove l'80% purtroppo hanno un contratto a tempo determinato. E quindi questa va messa al primo posto, non si può morire così, non si può morire di lavoro. La provincia di Teramo, come sappiamo, è una delle province con il tasso più alto di mortalità. Solo l'anno scorso, solo nella provincia di Teramo, sono morte 36 persone solo di lavoro. Cioè, siamo 4 volte sopra la media nazionale, quindi è vero che non è compito nostro dire chi ha la colpa, sarà compito della magistratura poi stabilire se ci sono state criticità, se c'è stato, se qualcuno ha delle colpe, qualcuno pagherà. Però va attenzionato in un modo incredibile questo problema. È diventato troppo pericoloso anche solo andare a lavorare. I lavoratori è servito coraggio per stare fuori dall'azienda a rivendicare giustamente la sicurezza che è dovuta. Per tutti coloro che sono entrati e che entreranno probabilmente, il segnale deve essere che la sicurezza non ce la regala nessuno, ce la dobbiamo pretendere, dobbiamo lavorare per avere la sicurezza. E quindi quella corona appoggiata all'ingresso deve ricordare a ognuno di loro che i primi responsabili della sicurezza siamo noi nel doverla pretendere, richiedere. E dobbiamo avere il coraggio, quando è il momento di agire, anche di stare fuori dal cancello. Oggi un gruppo forte di lavoratori e lavoratrici ha avuto questo coraggio, speriamo che diventi contagioso e che ci permetta di lavorare con la forza di 2000 addetti di questa azienda.